Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Capisci che stai iniziando a diventare vecchio quando i calciatori della tua età sulla carriera allenatore di FIFA non se li tifa più nessuno perché è troppo in là con gli anni. Stavo ragionando su questa cosa ed è veramente molto triste. Ho 24 anni, vado per i 25, è già un quarto di secolo. E sicuramente lo sapete benissimo tutti, non sarei mai potuto diventare un calciatore. Vuoi perché ho iniziato troppo tardi, vuoi perché comunque sono scarso, ma sarebbe comunque un sogno. Probabilmente tutti quelli che sono diventati calciatori professionisti hanno avuto una buona possibilità nella loro carriera. Ma vi siete mai chiesti come hanno iniziato? Sicuramente all'epoca dei grandi campioni, dei vari Del Piero, Maldini, Zanetti, Totti, Di Natale, non c'era una possibilità concreta come c'è oggi. Ed è per questo che oggi voglio parlarvi di Tonser, un'app creata per i giovani calciatori dai 13 anni in su. Intanto trovate il link per scaricarlo qui sotto in descrizione o nel primo commento. Come vedete dobbiamo accedere all'app, io farò un accesso tramite Facebook perché è molto più comodo e veloce. Intanto mi chiede il mio ruolo. Beh, io voglio mentire e dico che sono un calciatore. Triste, ma sono un calciatore. Benvenuto Luca, devi unirti alla tua squadra per ottenere il massimo da Tonser. E io trovo subito la mia squadra. Inserisco subito una squadra tra quelle scelte e scelgo il Persiceto 85 SRL. La mia squadra del cuore da sempre, lo sapete benissimo. E dato che lavoro a Ferrara, scelgo proprio il girone B di Ferrara. Entra. Ben fatto, vuoi ricevere aggiornamenti sulla tua squadra, sul campionato e sul tuo prossimo avversario? Beh, perché no? Tantissime squadre sono presenti nel database di questa applicazione, quindi ti invito a cercare anche la tua. E soprattutto non dimenticarti di invitare i tuoi compagni di squadra sull'applicazione, in modo da poter mettere dentro anche i loro dati e vedere tutte le loro statistiche. Per me purtroppo è troppo tardi, dato che ormai ho sforato quasi del doppio l'età di Tonser. Come potete vedere ci sono tutti i dettagli, posso inserire tutti i miei dati, anche se non inserisco il mio peso perché mi vergogno. Poi puoi inserire la tua posizione, è veramente bella, la galleria con i tuoi media per far vedere tutte le foto in cui segni i tuoi gol e in cui esulti con i tuoi compagni. C'è anche uno storico della tua carriera per vedere quante presenze, quanti gol, quanti assist e quanti man of the match hai ottenuto. Ho inserito anche le mie posizioni e queste sono la principale, la secondaria e la terziaria. Insomma, mi trovo meglio come trequartista, ma posso giocare anche come attaccante e come esterno di destra. Per esempio, io adesso dico che ho giocato come attaccante di sinistra in questa partita contro il Medolla. E vi dirò di più, vi dico anche che ho fatto io l'assist. Ed eccoci qua, giochiamo in attacco con Piccolo e Bacci. Automaticamente adesso nella mia carriera compare una partita giocata con un assist. Insomma, come potete vedere, Tonser è veramente un'app completa. Sono sincero, vorrei essere un giovane per poterla usare anch'io in questo momento. Ancora una volta vi consiglio di passare qui sotto in descrizione, dove troverete il link di Tonser, di scaricarlo e di farlo anche conoscere ai vostri amici, utilizzando magari la comoda funzione di invito tramite Facebook. Inoltre, come al solito, salutiamo l'ultimo like su Instagram. L'ultimo like è di Gallo Pro. Grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ma lasciamo ora da parte l'applicazione e concentriamoci sulla nostra carriera allenatore, perché siamo in un momento delicatissimo. Andiamo a giocare contro la Roma, che è sotto di noi di 3 punti e possiamo allungare fino a 6. Incrociamo le dita. La squadra è un pochino stanca, quindi voglio fare qualche cambio. Magnanelli non ce la fa più, ne sta giocando veramente tantissime, ma noi mettiamo dentro Sturaro. Rashford prima punta, per il resto direi di non cambiare niente. Sturaro capitano, però non mi piace, metto Berardi. Eccola qua, una partita impegnativa contro una squadra veramente veramente molto forte. Però io sono abbastanza fiducioso, perché i nostri ragazzi hanno dimostrato che con questo nuovo modulo, con il tridente, di poter dire la loro contro ogni avversario. C'è Rashford che deve far vedere di voler giocare, di meritarsi il posto da titolare al posto di Nyang. Attenzione, c'è Kishna. Kishna è veramente un valore aggiunto, ha giocato benissimo fino adesso. E per lui è anche quasi un derby questa partita. De Sciglio, stop, la mette in mezzo per Rashford che non ci arriva di testa. De Sciglio, ancora lì la palla, la possiamo giocare. Kishna per De Sciglio. De Sciglio va sul fondo, ancora per Berardi che non ci arriva. Pellegrini, vede il taglio di Berardi. Mamma mia, che palla di Pellegrini per Berardi. Berardi l'aggancia molto bene. Berardi in aria, attenzione, si gira. C'è De Rossi, la mette dentro per Rashford, male però. Florenzi non molla una palla. Mamma mia, Florenzi lo vorrei, per dare continuità al blocco italiano. Poi riusciamo a rubargliela, ma no. Ancora Florenzi, dietro da De Rossi. De Rossi e Florenzi, i romanisti veri e propri. Manca solo Totti. Florenzi in aria, il tiro di Florenzi. Ci sta schiacciando la Roma, la batterà Florenzi questa punizione. Pericoloso Florenzi da lì, oddio, il tiro e il gol. Non ci arriva Donnarumma, Roma in vantaggio al 27esimo del primo tempo. Esulta come un matto Florenzi su punizione. C'è Berardi tra le linee, riesce a prendere questo bel pallone. Attenzione, dentro per Kishna. Kishna si può buttare, Kishna in anticipo, ma non lascia, che cosa ha fatto. Attenzione, c'è Berardi qui, vai Berardi, fai servire un compagno. Attenzione, la palla ancora lì, non riusciamo a prenderla. C'è Rashford, Sturaro, anzi no, è Pellegrini. E poi Kishna. Quanta confusione nella costruzione della manovra, ragazzi, non riusciamo a tirare in porta. Rashford, devi fare un taglio, devi fare un movimento. Servito Rashford, in area, Rashford, la cross sul secondo palo, dove c'è Kishna che non ci arriva. Attenzione, la palla non era molto bella per Kishna, ma Kishna non molla e viene atterrato malamente, ma non c'è fallo. Berardi ancora lì. Bisogna assolutamente cambiare qualcosa, perché non abbiamo giocato assolutamente bene e quindi dobbiamo andare a mettere un modulo un po' più offensivo con un attaccante in più. Dentro Piazza, fuori Gnoguri. Berardi riesce a rubare un pallone all'ultimo uomo disponibile. Attenzione, ancora Berardi, Berardi in area,
Berardi da una buona posizione, il tiro, la parata del portiere della Roma. Mamma mia, Shaarawy sei forte, lo voglio a tutti i costi. Sarà uno degli uomini che vorrò di più in assoluto. Dzeko, il tiro a Donnarumma. È il momento di fare dei cambi anche per noi, perché Kishna non è un po' più dentro neanche. Un 4-2-4 spregiudicato e stanco anche Pellegrini. Mettiamo Sensi. E Shaarawy batte l'angolo. Attenzione, la mettiamo fuori, ma c'è Vermaelen, ancora lui, pericoloso sempre. Rashford allora può ripartire. Vai Marcus, puoi andare, hai tantissimo spazio. Chiedi l'1-2 di Yang. Yang gliela ridà nello spazio. Deve arrivarci prima. No! Perché ho schiacciato il quadrato? Avevo una prateria tutta per me. Berardi, largo, riceve dentro per Rashford. Marcus, vai col fisico, vai che ce la fai. Niang, attenzione, riproviamoci. 1-2, c'è mano là però questa volta. La palla che arriva sui piedi di Berardi. Berardi all'indietro da Niang, che parte molto lontano dalla porta. Piazza, va di prima, dentro, da Sensi. Sensi, prova il taglio, per Piazza, in area, Piazza, il tiro di Piazza. La palla che è ancora lì, Rashford, può arrivarci con la testa. C'è, arriva il portiere, calcio d'angolo. C'è Niang, il tiro di Niang, la palla è lì. Un assedio adesso, mettiamo attacco totale, ultra offensivo. Non ne voglio più sapere niente di nessuno. Piazza, dentro, di prima, per Niang. Niang, ancora, vai Niang, tra le linee, fermato dal numero 14. Riparte la Roma, non si può fare questa cosa. Mamma mia, siamo scoperti, ma c'è il fuorigioco. Sì, Rashford, dentro per Piazza, una bellissima palla. Florenzi non ci arriva, e poi sì, solo per un attimo. Ancora Piazza, vuole saltarli tutti. Piazza perde la palla, dobbiamo recuperarla adesso però. Non possiamo permetterci di far risalire la Roma. No, ragazzi, che brutta imbucata che prendiamo. Sì, Rugani esce così e ci regala l'ultima possibilità. C'è Niang, dentro per Rashford, in area, Rashford, la parata di Szczęsny. Tutti a saltare, anche il portiere, voglio il gol di Donnarumma. Dentro, la palla, arriva, c'è lì, il tiro, il palo. Non ci credo, il palo al 90esimo, ragazzi. Il palo al 90esimo, non me lo merito. Non me lo merito con una sconfitta del genere. Gol, punizione, il palo al 90esimo, no. Una partita da 1-1 almeno. Guardate i dati. La Roma ha mantenuto molto palla, ma siamo stati pericolosi anche noi. Alleniamo i soliti 5, i soliti fenomeni. E poi dobbiamo andare a prendere i centrocampisti a gennaio. E Florenzi, che ha già fatto gol, è un nome importantissimo. Prima la Roma e poi la Lazio. Tutte le romane in un solo episodio. Lazio che insieme al Milan è la mia bestia nera. I ragazzi iniziano ad essere stanchi. Quindi magari farò un po' di turnover anche tra gli attaccanti, dai. Fuori Kishna, dentro Piazza per questa partita. Attenzione, c'è Magnanelli, il capitano, che ci ha mancato terribilmente nella sconfitta con la Roma. Anche Niang si è fatta sentire la sua assenza. Allarga tutto da Pellegrini, che ci può arrivare. Pellegrini evita la scivolata e poi la mette dentro. Marchetti, impappinato terribilmente. Magnanelli batte la punizione, largo a cercare Pellegrini. Poi c'è Niang che si vuole girare. Niang, ancora lui, in aria Niang, calcio d'angolo. Sì, Rashford, fai andare Berardi nello spazio. Vai Mimmo, ce la puoi fare, la prateria è tua. Mimmo, Mimmo, in area, il tiro di Mimmo. Marchetti, ragazzi, non faccio mai gol con Berardi, incredibile. Piazza dentro da Niang. Niang aspetta e poi fa andare Piazza, che adesso guadagna molto spazio. Piazza può andare anche con un rompallo un po' fortunato. Piazza dentro da Berardi. Berardi in area, il tiro, ovviamente non fa gol, ma c'è Niang, ancora lui, può girarsi, può spostare il pallone. Non tiriamo mai, non facciamo mai gol. Sento terribilmente la mancanza di un uomo tra le linee, quasi quasi ricambio modulo ancora una volta. Berardi prova a spingere in qualche modo, la palla che arriva a Magnanelli, poi la perdiamo. Proviamola così, vediamo come va. Magnanelli va da Piazza in qualche modo. Piazza la sta, la mette giù, c'è Niang, ancora una volta da Piazza. Adesso si è aperta una prateria, possiamo andare, c'è Piazza, ancora lui. Piazza si accentra, c'è Magnanelli, centrale. Magnanelli la ridà a Piazza, dentro esce Marchetti. Mattiello, mamma mia, da Pellegrini. Attenzione, si è staccato Niang, in area Niang. Stiamo giocando solo noi, ma la palla non vuole entrare. Niang, ancora una volta da Pellegrini. Pellegrini può andare da Berardi. Berardi adesso arriva di tutta corsa sul suo mancino. Marchetti, vai ragazzi, nel mucchio. Dove c'è Mattiello che arriva di testa? Oddio, qualcuno ha falciato Marchetti. È giunto il momento di fare un cambio importante. Dentro l'ex della partita, Kishna, che si è riposato fino adesso. Allora serviamolo. Adesso Piazza può entrare velocemente. In area, sempre Piazza. Ha guadagnato tantissimi metri. Piazza, Piazza, ancora lui, all'indietro, dove arriva Gnoguri? C'è Berardi, ancora Gnoguri. Vai, 1-2, facciamo andare Berardi. Berardi è in area, la crossa, arriva qualcuno di testa, non la prendiamo. Magnanelli chiede l'1-2, attenzione, è partito Berardi, cerchiamo di servirlo in qualche modo sulla sua corsa, in progressione. Berardi, dentro, la mette, c'è Magnanelli, lo rivede, lo riserve. Berardi, ancora una volta sul fondo, la stoppa, ma dai, la trascina fuori. Allora, se c'è un dio nel calcio, questa partita me la fa vincere, perché l'ho dominata dall'inizio alla fine. La Lazio mai pericolosa, sono sempre andato io in porta e non sono mai riuscito a fare gol per colpa di Marchetti. Quindi adesso io pretendo di vincere questa partita. Vai ragazzi, ripartiamo, fatemi vedere come la vinciamo, così.
Berardi, fai andare De Sciglio e poi sul fondo la metti per Niang che si rovescia. Eccola, eccola all'88esimo, l'inculata del secolo. Felipe Anderson in area, oh, la mette fuori. Sensi e Rashford dentro tutti e due per gli ultimi secondi di partita, ma ormai è andata. Dai, ripartiamo con l'ultima azione, l'ultima possibilità. Dentro per Niang, ma sì, ma direttore, ma non puoi interrompermi il gioco così. C'è Niang che va dentro da solo, smarcato, uno contro uno con il portiere e mi fischi? Mi fischi? 0-0, va bene. Che partita abbiamo pareggiato, io non ci voglio credere. Un punto in due partite, va bene. Ok, poteva sicuramente andare meglio rispetto alle 6 su 6 della scorsa volta. Si vede che non gioco a FIFA da un po', eh? Devo averci un attimo perso la mano, già sono scarso di mio. Poi se non mi alleno è finita. E la prossima giochiamo contro il Gaziantepspor. Un codice fiscale praticamente. Ormai comunque siamo primi nel girone Europa League, dobbiamo consolidarlo e farlo nostro matematicamente. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nonostante sia stato scarso sotto il livello dei punti. Se è così mi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ooh, baby, I like it raw.